Nel centro storico della città di Matelica è stato organizzato, domenica pomeriggio, un interessante triangolare podistico riservato al settore giovanile delle categorie ragazzi 12-13 anni e cadetti 14-15 anni, con la partecipazione dell'Umbria, Lazio e Marche. È la prima volta che a Matelica si organizza una manifestazione di corsa su strada e quindi è stato determinante l'aiuto dell'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Paolo Sparvoli, l'assessore allo sport Mauro Canil e di Luigi Migatta dell'ufficio servizi sociali. È stato un evento interessante, ci ha detto il sindaco, e mostrare agli ospiti le particolarità storiche ed artistiche della nostra città ci ha fatto particolarmente piacere. Speriamo di organizzare il prossimo anno una manifestazione con ancora più regioni, ha detto l'assessore allo sport, perché Matelica è una città con molte attività sportive. Vediamo ora chi sono stati i vincitori di questo primo trofeo Città di Matelica. Nel settore ragazze, sui 1500 metri, si afferma la perugina Leila Mohaib con Chiara Lepidi delle Pidienze e Ludovica Bottiglieri, Lazio. I maschi gareggiano sui 2 km e qui doppietta per le Marche con Lorenzo Berdini e Imran El Khalidi, al terzo posto per il Lazio Emiliano Esposito. 3 km per le cadette con l'Emplane per le Marche con Elisa Copponi, Arianna Carbonari e Lucia Lucci. Gara autoritaria per l'atleta della Maxicar che è apparsa in ottime condizioni di forma. Per i cadetti i chilometri sono 4 ed ancora sono i rappresentanti delle Marche a dettar legge con il cividanovese Elia Ciccalè su Rolando Biagioli di Lucrezia e Lorenzo Lucarini della Sefesta Murancona. Al termine premi ed applausi per tutti.